Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Extra TV e ben trovati all'appuntamento con In Pagina Approfondimento. Chi ci segue sa che ci occupiamo di quelli che sono temi e problematiche importanti che riguardano la nostra regione, soprattutto i territori della provincia di Frosinone e Latina, con riferimento ovviamente anche a livello nazionale. Oggi parliamo di una questione importante, lo sapete tutti, ieri ci sono state le elezioni all'Università di Cassino, uno degli atenei tra i più importanti non solo della regione Lazio, ma direi a livello nazionale, ed è stato eletto il nuovo rettore che si insedierà dal 1° novembre, il professor Marco Dell'Isola. E allora noi parleremo di questo fatto che è sicuramente una fase importante del futuro e della vita dell'Ateneo di Cassino e del Lazio meridionale, con gli ospiti che ovviamente abbiamo in diretta e che ringrazio come sempre della loro disponibilità e che, tra cui c'è anche l'attuale rettore Giovanni Betta e poi anche con vari rappresentanti. Il neorettore che è stato eletto ha ottenuto 229 voti su 524, quindi superando di molto anche la quota di 171 voti, che era appunto quella che garantiva l'elezione. E allora innanzitutto vado subito dal professor Marco Dell'Isola, che appunto è stato eletto il nuovo rettore, per chiedergli così subito una sensazione di questa sua nomina a capo, insomma, di uno degli atenei, ripeto, più importanti a livello nazionale. Prego, professore. Grazie, buongiorno, grazie per la E vostra complimenti attenzione. anche. Grazie, grazie veramente. Ma più che parlare della mia lezione, ovviamente io ringrazio gli studenti, ringrazio il personale tecnico amministrativo, i docenti per ovviamente la convergenza sulla, diciamo, sulla mia persona, ma sapete bene che non è un lavoro singolo, è una squadra che ha sostenuto diciamo, il progetto. Io ovviamente ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto che vede uniformemente tutte le componenti dell'Accademia convergere sui nostri obiettivi, sul nostro progetto. Più che parlare di me, diciamo, vorrei parlare diciamo, del futuro Certo, del sì. nostro Ateneo. Io devo dire che la mia partenza sarà una partenza, voi sapete, novembre sarà una partenza sicuramente molto più semplice del magnifico rettore che oggi, diciamo, è qui con noi, di Giovanni Betta. È una partenza di un Ateneo che si è risanato grazie al suo incessante lavoro, al suo ottimismo. L'ho detto ieri in conferenza stampa. Giovanni ci lascia un'università completamente diversa di quella che lui ha preso in carico, in cui i conti sono trasparenti. È sicuramente un compito difficile, ma sappiamo che ci sono le energie, c'è la voglia di ritornare a crescere. Certo, e poi insomma analizzeremo alcuni di questi aspetti importanti che poi sono quelli che sono alla base proprio del mondo Ateneo nel suo insieme. Allora vado dal rettore Giovanni Betta per chiedergli insomma anche a lui insomma, che cosa significa l'elezione del professor Marco Dell'Isola, una prosecuzione anche insomma, un po' di quello che lei ha avviato in questi anni. E dovrebbe accendere il microfono, rettore, se no non riusciamo a sentirla. Sì, Sì, ecco, l'avevo sì. Ecco. spento per non disturbarvi. No, prego. Allora, vi dicevo, adesso però è sbagliata l'inquadratura, scusatemi, sto Ecco, facendo un po' di stiamo pasticci. perfezionando diciamo il collegamento. Ecco, adesso l'avevamo vista prima. Ok. Ecco qua, scusatemi. Prego. Allora, dicevo, ieri è stata una bella giornata. Il 95% degli elettori è venuta in questo momento così particolare, è venuta a votare. E questo dimostra un attaccamento importante dei dipendenti dell'università all'Università di Cassino. Certo, l'elezione di un rettore è un momento importante, ma rispondere in questa maniera così, insomma, Marco ha riscosso un'ampissima maggioranza della quale
totalità delle componenti di Cassino, quindi arrivare a questo risultato è per me già questo un motivo di grossa piacere. Poi sono contento perché uno lavora per tanti anni, io sono all'Università di Cassino da 30 anni, 6 anni da rettore, vuoi che tutto prosegua nel migliore dei modi. Il progetto portato avanti da Marco, la persona del professore dell'isola, mi dà garanzia che anche i prossimi 6 anni saranno anni di crescita. E certo, questo credo che sia fondamentale proprio per la vita dell'Ateneo stesso. Vado da Achille Migliorelli, rappresentante degli studenti appunto dell'Unicas, per chiedergli, mi sembra anche da parte degli studenti ci sia stata massima convergenza, no, sul nome di Marco dell'Isola. Sì, buongiorno. Innanzitutto rinnovo gli auguri al nuovo magnifico rettore, professor Marco dell'Isola, e un ringraziamento particolare al rettore uscente Giovanni Betta. Sì, noi abbiamo appoggiato nella nostra totalità come associazione Primavera Studentesca il professor Marco dell'Isola, perché lui ci ha dimostrato un'idea di futuro verso l'università e un'idea di ripartenza dopo questo periodo così complicato. Non ha mai smesso di dirci qual era, cioè, la sua voglia di ripartire, e dopo un programma dettagliato, un programma attento dove ho incluso le nostre idee, perché noi abbiamo presentato un programma con delle idee, con delle soluzioni a delle problematiche che ci sono, e lui si è reso subito disponibile. Di questo comunque noi abbiamo preso atto e abbiamo risposto in maniera molto positiva. E certo, questo credo che sia poi una delle prerogative importanti. E idea di futuro a cui vado a chiedere anche a Francesca Borgese, altra rappresentante. Ah, mi dicono la regia che c'è qualche problema. E allora, professore dell'Isola, abbiamo sentito anche poi da Achille Migliorelli, idea di futuro, no? Allora le chiedo subito quale sarà la sua idea di futuro e su quali punti, insomma, chiave poggerà per quello che riguarda appunto il futuro dell'Unicas. Beh, intanto le dico che il progetto che ovviamente abbiamo portato avanti si è basato su un'analisi molto approfondita dello status quo, cioè dell'università da cui partiamo. E come può lei stesso constatare, c'è una particolare consonanza con i nostri studenti, c'è un legame molto stretto tra i nostri docenti e tutti gli studenti dell'università. Questo un po' fa la differenza, è la cifra della differenza tra l'Università di Cassino e tante altre università, anche più blasonate e più grosse della nostra. Quando facciamo orientamento, quando ci rivolgiamo agli studenti, noi portiamo sempre questo punto di forza, che non è soltanto un punto di forza quantitativo, perché il numero di rapporto docenti-studenti è un rapporto molto favorevole, e quindi noi riusciamo a seguire sicuramente molto meglio delle grosse università in cui lo studente è una matricola, non è una persona molto spesso. È un rapporto di qualità, ne parlavamo poco fa anche con l'altra sua collega, è un rapporto di qualità che in cui non ci interessa formare soltanto professionalmente gli studenti, ma ci importa formare la persona. Questo rapporto i ragazzi lo sentono fortemente, ovviamente hanno sentito in questo periodo un problema, cioè un forte problema economico, cioè ovviamente inutile negarlo, abbiamo avuto un problema di risanamento dell'università che è ovviamente andato avanti e che è stato in parte risolto. Il progetto ovviamente è un progetto di rilancio soprattutto del numero di iscritti, perché dal numero di iscritti significa poter ritornare a crescere anche come parte, come componente accademica, come progettualità. Io tengo sempre a precisare, l'ho detto più volte in questa campagna elettorale, che malgrado sia diminuito il numero di docenti, il numero di personale tecnico amministrativo in questo sessennio di Giovanni Betta, Giovanni è riuscito a mantenere gli iscritti, e non è un risultato da poco. Se uno va a analizzare ancora meglio questi dati, si accorge che nella realtà noi abbiamo sempre
aumentato il numero di immatricolati, anche significativamente. L'ultimo anno abbiamo, sì, l'ultimo anno abbiamo addirittura avuto incrementi significativi, anche del 10%. Ebbene, bisogna continuare su questa strada, bisogna fare delle offerte di qualità, perché siamo riusciti a ovviamente invertire questa tendenza di diminuzione che c'è stata, diciamo, ovviamente a partire dal 2010 fino ad arrivare al 2015. Ebbene, abbiamo invertito anche con dei progetti di grande qualità, con l'internazionalizzazione, riguardando meglio anche la nostra offerta, diciamo, formativa magistrale. Abbiamo invertito una tendenza. Ora si tratta ovviamente di portare dei, diciamo, dei progetti anche di eccellenza. Abbiamo le capacità per fare questo. I nostri docenti sono conosciuti a livello nazionale dappertutto, sono conosciuti a livello internazionale. Adesso non cito dei nomi per non fare ovviamente torto a nessuno, ma veramente la nostra università è nota a livello internazionale e riusciamo a fare progetti di qualità di ricerca e anche di didattica un po' dappertutto. Io penso che anche attraverso le nuove possibilità che si aprono con il PNRR, penso che l'università veramente possa garantire a questo territorio e ovviamente ai nostri studenti un grande futuro, ne sono certo. Ovviamente tutto questo può essere fatto se ancora siamo in grado di far risuonare insieme università e territorio. Io penso che la partita non si può giocare ormai soltanto a livello universitario, è una partita che deve giocare il territorio nella sua globalità. Ne sono convinto, c'è un ottimo rapporto con la politica, con il territorio, con l'imprenditoria, quindi questa sintonia c'è sempre stata nella nostra università e io penso che queste siano le basi del nostro rilancio. Ecco, mi sembra di capire, insomma, anche un maggior rafforzamento di quelle che sono poi le strategie di rete, no? Con le altre realtà, le realtà politico-istituzionali, ma anche, diciamo, associative per quanto riguarda il mondo socio-economico produttivo del territorio, no, professore? Assolutamente sì, noi abbiamo un fortissimo rapporto con le imprese del territorio. Ovviamente io conosco benissimo in questo momento più la parte ingegneristica, ma so bene della forza del nostro territorio a 360 gradi, della nostra università a 360 gradi, della facoltà di economia, della facoltà del Dipartimento di Lettere e Filosofia, che con i suoi beni culturali ovviamente ha un rapporto storico con la nostra abbazia, con la rete museale del Lazio Meridionale. Devo dire che sono tantissime i nostri progetti di rete, sono convinto che verranno ulteriormente valorizzati. Certo, vado dal rettore Betta per chiedergli, prima sottolineava il professor Marco Dell'Isola l'importanza di andare, non solo mantenere gli iscritti ma anche di aumentarli andando un po' in controtendenza. Ecco, le chiedo quali sono stati, insomma, i punti chiave per consentire questo. Insomma, non deve essere stato in questi anni un passaggio facile questo, no, Betta? Mi sente? Sì, sì. Ecco, adesso la sentiamo. Prego. Ma ecco, un salto di qualità che farà ulteriore l'Ateneo di Cassino in questo periodo è che per la prima volta elegge un rettore residente a Cassino. E quindi... E abbiamo... Che... E quindi, come vedete, io sono prego. Invece un giornaggio da... No, abbiamo qualche problema di collegamento, sì, in quanto in viaggio. Adesso lo ricontatteremo telefonicamente. Allora vado da Achille Migliorelli, chiedo insomma a lui la stessa domanda, su che cosa insomma gli studenti hanno ravvisato, no? Il fatto di aumentare le iscrizioni per quello che riguarda l'Università di Cassino, insomma, chiaramente se uno va a studiare in un luogo è perché incontra quelle aspettative, no? Che poi dal punto di vista studentesco ci si pone, insomma, no? E credo che abbia poggiato su alcuni elementi importanti poi nella scelta. Certo, noi
Abbiamo sempre detto che l'Università di Cassino, e l'abbiamo usato anche come un nostro punto forte nel momento in cui ci siamo presentati all'interno delle tante scuole della provincia di Frosinone, della regione Molise e della regione Campania, dove siamo andati a presentare l'Università di Cassino. Abbiamo sempre detto che all'interno di Unicas gli studenti sono delle persone, non sono dei numeri di matricola, come magari può succedere in tante altre realtà universitarie come Sapienza, come Roma 3, sì, come Tor Vergata, che sono molto più grandi. Noi abbiamo, diciamo, evidenziato che magari quando si dice che si vuole far crescere l'università, il numero degli iscritti, bisogna partire anche dall'orientamento, un orientamento che deve essere fatto in sinergia tra associazioni studentesche, quindi studenti ed università, e poi cercare di aprirsi verso nuovi corsi di studio, quindi diversificare un'offerta formativa e renderla più appetibile per il nostro territorio, che è un territorio molto importante. Noi siamo a terra di lavoro, quindi c'è veramente un'importanza strategica dell'università. Quindi credo che in questi anni bisogna puntare gli occhi verso un'apertura sia diciamo dell'offerta formativa, e soprattutto puntare su un orientamento che sia maggiormente incisivo, perché noi in questi anni abbiamo avuto i nostri problemi. Nell'ultimo anno abbiamo fatto un orientamento stando a casa, quindi non abbiamo potuto far vedere tante cose che Unica sa, e adesso dall'anno prossimo comunque cominceremo a lavorare già con il professor Dell'Isola per creare un orientamento nuovo, diciamo, a portata di studente. Noi naturalmente poi abbiamo posto l'attenzione su altri argomenti, come può essere quello della digitalizzazione, che, visto che una delle poche cose buone che può averci dato questa pandemia è la didattica a distanza. Per molti studenti è una cosa che tuttora è ancora importante, visto che sono molto lontani, alcuni hanno difficoltà a venire. Quindi questo un piccolo ricordo della pandemia, secondo me dobbiamo averlo con questa didattica a distanza, cercando di portarla in una piccola dimensione all'interno della nostra università anche in futuro, per aiutare tutti quanti gli studenti, visto che è molto richiesto. Certo, e allora torno dal Rettore Betta, che è collegato telefonicamente, ovviamente c'era qualche problema di collegamento. Rettore? No, ancora stiamo cercando di ricollegarci. Torno dal neorettore Marco Dell'Isola per chiedergli, riallacciandomi al discorso che faceva Migliorelli, si deve puntare soprattutto su un orientamento incisivo, no? E lui parlava anche di digitalizzazione, che abbiamo visto, insomma, spesso la digitalizzazione viene vista in forma negativa, ma ad esempio nel periodo che abbiamo vissuto, insomma, della pandemia, è stata fondamentale soprattutto per tantissimi studenti, e tra l'altro è uno dei punti chiave di quello che è il discorso del Recovery Fund, abbiamo visto, no? Lei punterà molto su questo? Aspetti un attimo, professore, che sì, abbiamo ripristinato il collegamento con Betta. Rettore, le chiedevo prima appunto su quali punti ha appoggiato questo fatto, insomma, di non solo di aver mantenuto gli stessi iscritti, ma addirittura di aver incrementato in un momento non facile. Ma è stato l'effetto del lavoro di tanti colleghi. Diciamo, siamo riusciti a trasmettere una visione di un ateneo comunque efficiente e a dimensione proprio studente. Quindi i ragazzi hanno capito che potevano comunque qui trovare. Noi abbiamo portato avanti negli anni lo slogan "comincia con noi, arriva dove vuoi", come messaggio che una formazione presso un ateneo delle nostre dimensioni può consentirti di raggiungere qualunque risultato. Questo sperimentato, abbiamo creati che hanno dei ruoli veramente importanti in ambito lavorativo, ma a livello non solo nazionale, ma E,
c'è qualche problema proprio di collegamento. Allora, torno dal professor Marco Dell'Isola sul discorso della, che gli sta facendo appunto della digitalizzazione. Sì, come diceva Achille, l'orientamento e la digitalizzazione a volte non trovano un facile connubio, specialmente in un'università come la nostra, in cui il contatto docente-studente fa la differenza. E ne abbiamo a lungo parlato, diciamo, sia con gli studenti, tra noi docenti, col personale tecnico-amministrativo. Io penso che l'università ha dato prova di essere subito pronta nella pandemia allo switch sul digitale. Pensi che in qualche giorno noi abbiamo messo in campo praticamente quasi il 99% dei corsi a distanza. Quindi dopo soltanto qualche giorno dalla pandemia e dal lockdown noi siamo riusciti a switchare quasi praticamente tutti i corsi in corsi a distanza. Questo la dice lunga sul fatto che noi siamo partiti su questo tema più di 10 anni fa. Io ho tantissimi studenti, che anche non cassinati, che mi scrivono di tanto in tanto dicendomi: prof, ma ho trovato questa sua lezione in rete, mi può mandare questo appunto, questa, diciamo, oppure mi può dire questa cosa? Non dico da quale università, ma le assicuro, da tante altre università italiane diciamo, vedono le nostre lezioni e qualcuno si complimenta con noi perché ha preso 30 lode dopo aver seguito i nostri corsi. Questo per dirle che effettivamente la nostra offerta didattica a distanza è un'offerta era già di qualità ancora prima di che il lockdown iniziasse. Non è a nostro parere, a mio parere, non fa la differenza, ma non perché non siamo bravi a fare questo, anzi lo abbiamo dimostrato di fare un'ottima didattica a distanza, ovviamente interattiva, perché su questo certo. Noi puntiamo soprattutto sul nostro rapporto con gli studenti, quindi contiamo che si possa ritornare molto presto alla didattica in presenza. La didattica a distanza deve rimanere, ma deve rimanere come strumento aggiuntivo, come ulteriore strumento, diciamo, didattico, come ulteriore mezzo didattico, e può essere soprattutto, può fare la differenza in alcune attività, per esempio immagino le attività masterine, oppure immagino le attività di alta formazione o addirittura le attività di formazione continua, dove effettivamente il fatto di non poter intercettare direttamente durante la giornata i nostri discenti, ma poterli intercettare, diciamo, in delle ore particolari della giornata quando non si lavora, la possibilità di avere registrazione, di avere una didattica a distanza può fare la differenza. Devo dire che questa diciamo, nostra offerta si è dimostrata negli ultimi tempi particolarmente utile anche per intercettare delle zone molto remote del nostro territorio. Noi non abbiamo un'ottima mobilità e spesso il ragazzo può perdere una corriera, può avere dei problemi ovviamente di raggiungere giornalmente la nostra università. Ebbene, non perdere una lezione significa moltissimo, penso, per questi ragazzi. Immagino che molto si possa fare, è uno dei motivi per cui prima dicevo che il nostro territorio deve pensare insieme allo sviluppo dell'università e ovviamente della ricerca e dell'industria, nel suo complesso. Penso che il progetto debba essere fatto insieme, e uno di questi punti secondo me importanti da toccare è proprio la mobilità. Lei sa che i nostri studenti arrivano ovviamente da tutto il Basso Lazio, dalla provincia di Frosinone, ma arrivano anche dall'Alto Casertano, arrivano dalla provincia di Latina. Sì. Noi abbiamo tantissimi ragazzi di Gaeta, di Formia, di Mondragone, anche del Molise, che vengono e studiano con noi. Questo ovviamente rende forse anche più complesse alcune azioni, perché sa bene che certi ragionamenti si chiudono meglio sul livello provinciale o sul livello regionale. Il fatto di essere un po' frontiera ci dà qualche difficoltà in più, ma i rapporti, devo dire, con tutti i territori sono. Certo, e vedo collegato con noi, lo vado a salutare, il sindaco di Cassino, Enzo Salera. Innanzitutto, insomma,
le chiedo un commento sull'elezione del neo rettore Marco Dell'Isola e poi, come diceva appunto il professore, bisogna intensificare questo lavoro di squadra, no? Cassino è la città che ospita questo importantissimo Ateneo proprio per rendere più facile la vita degli studenti, dei docenti che vengono all'università. Credo che questo insomma sia anche uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale. E dovrebbe accendere il microfono, Sindaco, se no non riusciamo a sentirla. Sì, ecco, adesso. Buongiorno. Intanto approfitto per fare gli auguri in diretta di buon lavoro al professor Dell'Isola, da ieri magnifico rettore. Ho provato a chiamarla, però penso che era talmente subissato di telefonate, quindi non aveva il telefono raggiungibile. Ci saremmo sentiti nella giornata di oggi, ma l'abbiamo anticipato con questo collegamento televisivo. Io ho conosciuto qualche mese fa il professor Dell'Isola, lo conoscevo di fama perché ovviamente la cosa che c'è da dire è il primo rettore, credo, che sia residente a Cassino da tanti anni e quindi questo è un motivo in più in qualità di sindaco di Cassino, un motivo in più di orgoglio. L'ho conosciuto anche attraverso il professor Giovanni Betta, che è una garanzia da un punto di vista dell'affidabilità, ne abbiamo parlato anche di recente e quindi credo sicuramente farà bene, ma soprattutto potrà continuare quel rapporto che si è instaurato molto stretto negli ultimi 2 anni dalla mia elezione con l'Università di Cassino. Noi abbiamo una serie di progetti in comune, una collaborazione continua su diversi aspetti che riguardano la città, ma non solo la città, l'intero comprensorio del Lazio meridionale. Siccome l'Università di Cassino è un punto di riferimento per le diverse regioni confinanti, quindi province e regioni confinanti, è un punto di riferimento anche per la città, ovviamente un valore aggiunto poter diciamo avere un dialogo con docenti universitari. Adesso lo stiamo facendo per il piano urbano del traffico, per esempio, è un importante valore aggiunto avere un dialogo per quanto riguarda aver avuto e continuare ad avere un dialogo per quanto riguarda la fermata ad alta velocità nel Cassinate, un altrettanto valore aggiunto, quindi sono tutti elementi che reciprocamente possiamo sfruttare e dare un qualcosa in più al territorio. Io sono sempre stato convinto di un'importante collaborazione tra istituzioni, in particolare su queste, cioè tra il Comune di Cassino, le istituzioni locali e l'università, perché l'università non deve essere un corpo estraneo al tessuto socio-economico del territorio dove è, ma deve essere qualcosa che si integra, che formi una sorta di osmosi con il territorio e possa essere di grande spinta e di collaborazione, ma soprattutto potrà essere quel valore aggiunto in più. Io penso per esempio al rapporto anche col consorzio industriale, il COSILAM, che adesso entrerà nel consorzio unico, che comunque l'università è presente all'interno del consorzio industriale, delle attività che sono in campo per lo sviluppo di tecnologie, dove l'Università di Cassino è un fiore all'occhiello a livello nazionale. Penso al lavoro che si sta facendo per lo sviluppo delle tecnologie sull'auto elettrica e quindi collegata al mondo dell'automotive che è qui presente nel Lazio meridionale. Quindi sono convinto che questo rapporto continuerà, così come è avvenuto in passato, nel migliore dei modi tra l'amministrazione comunale e l'Università di Cassino. Certo, e vado da Achille Migliorelli per chiedergli, appunto si parlava prima di trasporto, credo che questo sia uno dei problemi principali che incontrano poi gli studenti, no? Nel muoversi quotidianamente, nel raggiungere quelle che sono le sedi universitarie, ma questo in generale, ma poi insomma ci sono anche altre problematiche che, a cui insomma si dovrà dare ancora una risposta, no Migliorelli? Sì, naturalmente sui trasporti è stato fatto già, sono stati fatti già dei notevoli passi in avanti da 2 anni a questa parte. Noi abbiamo avuto sempre un dialogo costante sia con l'università sia con il Comune di Cassino, che si è messo a disposizione per appunto migliorare i trasporti a favore degli studenti universitari. Naturalmente bisogna favorire un maggiore e più facile collegamento tra le sedi universitarie, un collegamento che ora si sta diciamo per risolvere sulla facoltà di lettere, perché
Poi forse ne parlerà meglio il nuovo rettore, perché toccherà a lui inaugurare la nuova sede. Ci sarà appunto lo spostamento degli studenti e della sede di lettere da via Zamosch, la storica via Zamosch, sì, all'interno del campus universitario che sta prendendo forma, quindi questo è anche un orgoglio per noi studenti. L'altro punto dove bisogna migliorare i trasporti è sul polo di Frosinone, che per noi da anni è un tassello molto importante, perché la sede distaccata dell'università, che è situata a Frosinone, è sia un nostro punto di forza, perché prende un bacino del nord della provincia che solitamente va verso Roma, ma è anche un punto debole, perché non è una struttura all'altezza, visto che comunque ci sono delle difficoltà sia logistiche e sia strutturali, che comunque è uno dei nostri punti cardine. In questi prossimi anni lavoreremo in sinergia con il rettore per cercare di risolvere questa situazione e dare agli studenti universitari del Polo di Frosinone una soluzione, come è già stato fatto anche grazie alla sinergia tra il Comune di Cassino e l'Università negli anni passati. Certo, e torno dal professor Marco Dell'Isola per ovviamente innanzitutto se vuole dare una risposta a Migliorelli, ma anche per chiedergli una delle sfide future che il mondo Ateneo in generale ha è quello di recuperare e soprattutto di rafforzare la ricerca, no? Tanti nostri ricercatori purtroppo vanno all'estero perché magari in Italia non riescono a sviluppare quelle che sono magari le loro capacità, e credo che questo sia un grosso handicap che ha il nostro paese, quindi ripuntare soprattutto innanzitutto sul tenere i ricercatori qui nel nostro paese, ma anche sulla qualità anche del corpo docente, perché insomma abbiamo il rappresentante degli studenti, ma credo che anche i docenti hanno avuto, sono stati un punto chiave in queste elezioni, ma credo che sia poi al di là di questo fondamentale, no, avere un corpo docente dal punto di vista formativo di alto livello. Assolutamente sì, mi consenta soltanto di ringraziare il mio sindaco, il nostro sindaco, il sindaco della città di Cassino. Mi scuso perché veramente ieri il mio telefono ha ceduto di schianto, era mia intenzione stamattina sentirlo. È vero, ci conosciamo da poco con il sindaco personalmente, però c'è stata subito una consonanza di idee, di intenzioni, anche di progettualità. Tra l'altro è stato ospite in uno degli eventi che abbiamo organizzato, ha riscosso un grande successo in tutta la comunità accademica, quindi lo ringrazio di questi suoi auguri. Per quanto riguarda le problematiche che diceva sulla continuità della docenza nella nostra università, è vero, noi abbiamo ridimensionato il corpo docente, lo sa bene, perché purtroppo le piccole università pagano uno scotto, perché ovviamente le ridotte dimensioni demografiche portano sempre a delle problematiche delle piccole sedi e delle piccole università sempre molto molto grandi. È chiaro che noi non potremo mai avere i numeri di delle grandi città metropolitane, quindi partiamo un po' in salita, anche sulla no tax area. Noi siamo, come dicevo più volte, siamo sottofinanziate perché i nostri studenti hanno dei redditi più bassi rispetto ai redditi delle grandi città del nord. Questo ovviamente poi pesa sui bilanci, sì, dell'università. Non è il tempo, non c'è il tempo per affrontare, chiaro, questa, chiaro, problematica, quindi non voglio entrare in modo così netto su una problematica che meriterebbe invece più tempo per essere analizzata. Lei citava giustamente il problema dei nuovi ricercatori, della fuga dei cervelli. Bene, devo dirle che il sistema ha retto, direi, molto bene per alcuni versi, perché l'università nei suoi 40 anni di vita ha dato prova di saper mettere nelle nuove leve, nei nuovi professori, nei nuovi ricercatori, dei propri allievi. I nostri ex studenti sono diventati professori. Lei sa bene che oggi non è molto facile promuovere delle forze interne, perché la competizione è una competizione nazionale e internazionale, quindi le persone brave
sono attirate da altri posti dove ovviamente c'è più una, diciamo, una facilità di carriera, così come altre persone di altre università, magari anche un po' meno giovani dei nostri studenti, a volte si trovano a fare, diciamo, a partecipare a dei concorsi sulle nostre sedi. Quindi ovviamente il fatto di aver, diciamo, di aver formato dei ricercatori e dei docenti così bravi da poter ovviamente sia ovviamente andare a vincere, andare in altre sedi a portare la nostra scuola, e sia ovviamente possiamo anche poter garantire la continuità della, della nostra accademia, è stato un fatto importante. Il sistema ha tenuto, devo dire che adesso Giovanni probabilmente non sarà in linea, ma devo dare atto a Giovanni del coraggio di lanciare tutti i ricercatori di tipo B, che sapete bene poi vengono in qualche modo, diciamo, una volta abilitati, diciamo, ovviamente prenderanno servizio come professori della nostra università. Bene, questo è stato possibile anche grazie al lavoro molto importante che ha fatto Giovanni anche a livello della CRUI per sensibilizzare l'università italiana su queste tematiche. Devo dire che abbiamo avuto il precedente ministro Manfredi, che è stato molto sensibile a queste tematiche, anche l'attuale ministro sta lavorando molto bene, quindi io sono confidente che certe correzioni a livello sistemico possano essere fatte. Questo è fondamentale perché ovviamente noi siamo una piccola parte dell'università italiana e quindi soffriamo, diciamo, i problemi di tutta l'università italiana. Io voglio soltanto ricordare dei numeri che a volte si dimenticano in certi contesti. Noi siamo il penultimo paese europeo per numero di laureati nelle università. Questo vorrà dire qualcosa, vuol dire che probabilmente prima delle attuali, diciamo delle ultime riforme che sono state fatte, evidentemente l'università è un po' stata lasciata per strada, quindi il nostro paese non ha investito sull'università. Eppure, diciamo, i nostri studenti sono, come lei diceva, sono degli studenti e dei ricercatori che poi vanno in tutta Europa, sì, ci invidiano, diciamo, dappertutto, quindi vuol dire che l'università italiana evidentemente lavora bene. Io penso che c'è una tendenza a recuperare l'immagine del, diciamo, dell'università che sta statale, che è stata molto denigrata, e quindi ovviamente, diciamo, certi discorsi a volte anche puntuali hanno dato seguito a polemiche secondo me distruttive per il mondo accademico, ma soprattutto per il sistema italiano. Questa diciamo, dissonanza secondo me è oggi superata. Sono certo che i nuovi, anche il piano, come citavamo prima, il piano nazionale di ripresa e resilienza, sono sicuramente, darà delle opportunità anche per i ricercatori, per i giovani ricercatori. Si parla di finanziamenti ai ricercatori tipo A, che darebbe veramente nuovo ossigeno alla nostra ricerca, all'università italiana. Certo, e non so se è collegato con noi il di nuovo il rettore Betta. Ecco, stiamo cercando di collegarci con lui, ma intanto vado dal sindaco Salera per chiedergli ovviamente la possibilità di trattenere poi i talenti mi dicono, poi vengo da lei, sindaco, abbiamo ripristinato il collegamento con il rettore Betta, stavamo parlando dell'importanza, insomma, di trattenere i talenti sul territorio e di ridare, insomma, forza alla ricerca, no? Questo è stato uno dei suoi obiettivi in questi anni, come poi ha sottolineato il professor dell'Isola. Betta? No, ancora non riusciamo a collegarci, allora vado dal sindaco Salera. Dicevo, l'importanza di trattenere poi i talenti è un vantaggio anche per il territorio, no? Insomma, è un peccato poi vedere magari tanti giovani andare a fare fortuna altrove. Ma certamente, questo è estremamente importante, la possibilità di dare ai giovani che si formano a Cassino, all'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, di rimanere sul territorio e portare quelle competenze che hanno acquisito attraverso un percorso di studi universitari, io credo che sia estremamente importante. Le occasioni di sviluppo si creano, come dicevo prima, proprio attraverso questa simbiosi tra il mondo accademico e il tessuto socio-economico del territorio, per cui se tutti quanti insieme lavoriamo congiuntamente, facendo un grande sforzo per attrarre ciascuno per le proprie competenze, io penso agli enti locali o ai consorsi di sviluppo industriale,
per attrarre quegli investitori che possono portare sul territorio creazione di nuove imprese e di sviluppo. Dall'altra parte il mondo accademico che mette a disposizione delle professionalità di altissimo livello, penso non solo agli studenti ma anche ai docenti, questo porta ad una crescita di tutto il territorio ed è l'unico modo per trattenere quei talenti che si sono formati all'interno dell'università, trattenerli sul territorio, perché purtroppo questa emigrazione dei cervelli è un fatto non recente, è un fatto che riguarda un po' tutto il paese e ormai si è consolidato nel corso degli anni, soprattutto in periodi di crisi economica. Per questo è importante continuare queste collaborazioni, fare uno sforzo congiunto affinché sul territorio si possano attrarre investitori qualificati e quindi avere una collaborazione col mondo accademico, ma soprattutto far trovare uno sbocco a quelli che sono gli studenti, attualmente studenti, ma futuri laureati in tutti i campi che l'Università di Cassino promuove. Ecco, vedo collegato il rettore Betta, insomma, le ripeto la domanda, stavamo parlando di questo fattore importante che è quello di trattenere poi i talenti e rafforzare la ricerca, no? Sono stati due degli obiettivi fondamentali che lei in questi anni ha cercato non solo di conservare ma addirittura di incrementare. Sì, scusatemi, ho sentito la trasmissione, sì. Condivido veramente appieno le analisi fatte sia dal collega Marco dell'Isola che dal sindaco. Io penso che un'occasione importante sarà proprio quella del PNRR, perché tante delle risorse saranno proprio destinate a mantenere nella nostra nazione le persone più meritevoli. E anche recentemente la Regione Lazio per il secondo anno ha riproposto un bando di finanziamento di dottorati industriali, ovvero giovani ragazzi brillanti che possono svolgere un'attività di ricerca per 3 anni presso le aziende del territorio regionale. È una misura molto importante che serve proprio a questo, perché poi alla fine la crescita dei territori, la crescita delle università passa attraverso la crescita dei giovani e al fatto che questi possano sviluppare le loro iniziative nei nostri territori. Quindi su questo abbiamo sempre come università lavorato, investito al massimo e penso che sarà un'occasione importante che sono certo coglieremo al meglio. Certo, e vorrei andare da Achille Migliorelli e chiedergli anche dall'ottica insomma proprio degli studenti quanto è importante poter poi mettere a pieno le proprie capacità magari sul territorio, no? Senza andare altrove. Sicuramente importantissimo e noi l'abbiamo visto in questi anni anche grazie alla collaborazione con le varie aziende del territorio, grazie alla collaborazione con il comune. Noi diciamo che la possibilità nei dintorni dell'università e tutto quanto la provincia di Frosinone non manca. È importante, ritornando sempre al discorso di prima, un orientamento forte ed incisivo sia in entrata che in uscita, cosa che sarà già fatta in questi anni, ma comunque bisogna. Cambia ogni anno qualcosa, cambiano ogni anno le esigenze, cambiano ogni anno diciamo le aziende che circondano l'università, adesso anche in virtù di quello che è successo in questi ultimi 2 anni, quindi bisogna continuare a guardare all'esterno della nostra università, come abbiamo sempre detto come Combetta, noi in questi sei anni abbiamo praticamente lavorato fianco a fianco e abbiamo sempre detto, e questo qua è una cosa che è un suo grande merito, aver portato l'università al di fuori dell'università, cioè si sono aperti gli orizzonti, si sono aperte nuove strade per l'università, questo anche grazie a una visione strategica che il nostro attuale rettore ha, quindi bisogna continuare ad andare verso questa direzione, ma tenendo sempre fermo il discorso di valorizzazione degli studenti. Noi abbiamo degli ottimi corsi di studio, degli ottimi docenti, degli ottimi laureati che spesso vanno via perché si lasciano trascinare.
il territorio deve essere anche più incisivo, quindi dipende da noi e dall'università, ma dipende soprattutto anche dal territorio. Certo. E, professor Dell'Isola, altro obiettivo fondamentale che voglio chiedergli è questo. Ovviamente sappiamo tutti, l'università è il trampolino di lancio poi per entrare nel mondo del lavoro, e sappiamo che il mondo del lavoro sta avendo delle trasformazioni, come un po' tutti i settori principali della vita sociale di ogni cittadino. Le chiedo questo in generale, l'università in generale è pronta a raccogliere questa sfida sulla trasformazione del lavoro e soprattutto su nuove figure professionali che si stanno immettendo nel lavoro? Assolutamente sì. Guardi, le due grosse transizioni che ci vedono tutti impegnati, ma sia nel mondo, diciamo, delle imprese, della produzione, ma anche nel sociale, nella pubblica amministrazione, sono sicuramente la transizione digitale e la transizione ecologica. Sono due temi fondamentali, sì, su cui l'università è pronta da tempo. Sono tantissime le iniziative che il nostro rettore, quindi forse diciamo, lascerei anche un po' campo a lui, perché sono tutte cose che ovviamente ha portato lui avanti in questo sessennio. Io prendo questo testimone già maturo e ovviamente rilancerò queste tematiche sia nell'ambito della transizione digitale. Noi diciamo, sa bene che abbiamo un corso di telecomunicazione e di informatica, abbiamo anche un corso internazionale su questi, insomma, su queste tematiche, quindi vuol dire che già giochiamo dei ruoli sulla digitalizzazione in ambito internazionale e non soltanto nazionale. Lo stesso vale per l'ambito della sostenibilità, del mondo, diciamo, della transizione ecologica, dove c'è un coinvolgimento molto ampio di tutti gli aspetti che diciamo, connessi a questa transizione. Non sono soltanto ingegneristici, sono quelli che ovviamente conosco benissimo. Ricordiamoci che non ho l'allenamento di Giovanni, quindi io, avendo una esperienza più limitata da ingegneri, scusatemi se a volte parlo, focalizzo le mie ancora, certo, le mie osservazioni su ingegneria. Ovviamente la sfida è quella di conoscere sempre meglio l'Ateneo. Ho imparato, diciamo, a conoscere l'enorme potenziale dell'Ateneo su queste cose. Parlo, ovviamente adesso non faccio dei nomi di persone perché sarebbe poco corretto, però stare nella rete universitaria della RUS, avere anche acceso un comitato particolare. Giovanni ha per primo attivato il CASE all'Università di Cassino, che è proprio un comitato sulla sostenibilità che ha messo insieme tutte le anime che concorrono, da quella sociale a quella ingegneristica, a quella economica, a quella giuridica, a quella diciamo, ovviamente del mondo della comunicazione. Allora abbiamo messo insieme una squadra che già lavora su questi temi, sulla sostenibilità, sulla mobilità, sulla parte energetica, sul significato della sostenibilità su tutti gli ambiti. Siamo pronti. Siamo già una realtà, abbiamo tra l'altro già dei dottorandi che hanno iniziato a lavorare su questi temi, abbiamo vinto l'anno scorso due borse di dottorato a livello nazionale su questo tema, oltre alle tante altre borse che citava Giovanni che la Regione Lazio ha messo a disposizione della nostra università, dove ovviamente non abbiamo perso colpi. Giovanni è stato in grado di mettere in campo un numero di progetti assolutamente superiori rispetto a quelle che erano le caselle che avevamo a disposizione. Abbiamo dovuto anche tagliare quei progetti, c'erano tante aziende, tanti dottorati che erano disponibili a partire. Questo ovviamente è un qualche cosa che sicuramente farà della nostra università che la nostra università farà un punto di eccellenza. Quindi assolutamente si è pronti a partire su questi aspetti, lo siamo già da diversi anni. L'università, come diceva il sindaco Enzo Salera, ovviamente è una parte del territorio. Io penso che la vera sfida adesso è portare queste tematiche già mature all'interno dell'università sul territorio. Io recentemente ho visto questo nostro spin-off crescere a dismisura sulle tematiche proprio della
mobilità, della mobilità sostenibile, delle grandi progetti sulle batterie elettriche, grandi progetti anche che possono portare su quella che è la cosiddetta quarta missione dell'università, possono portare realtà nazionali, facci dovuti scongiuri sul nostro territorio. Il nostro rettore ci sta lavorando da molto tempo, io sono semplicemente pronto a prendere questo testimone. Certo, vado rettore Betta per dire, insomma, questo è stato uno dei punti chiave, insomma, di questi suoi anni di lavoro. Tra l'altro gli studenti già incontrano le aziende, c'è il Career Day, il Job Placement, che sono, insomma, stati e sono dei passaggi importanti, no rettore? Sì, sì, penso che diciamo si è fatto molto. Ora il motivo per cui sono molto contento dell'elezione di Marco Dell'Isola è proprio questo di un passaggio di testimone fluido. Io diciamo, il rettore opera per un certo numero di anni in un ateneo, molte cose si riescono a fare in 6 anni, ma molte cose si avviano e sarebbe un peccato se queste non certo si sviluppassero. Si è parlato molto dell'aspetto legato alla sostenibilità. Questo oramai pervade tutti i nostri progetti, è veramente diventato non a caso l'agenda ONU 2030 ha tematiche e obiettivi che noi perseguiamo in tutte le nostre attività. E in particolare abbiamo due grossi progetti che riguardano proprio il territorio. Si è parlato della Green Valley, è un progetto che coinvolge i nostri territori, il consorzio industriale, e in cui il progetto in cui l'Università di Cassino svolgerà il proprio ruolo. In questa strategia che continueremo, sono certo, a portare avanti, in cui l'università è parte di una squadra, qualche volta col ruolo di capitano, qualche volta col ruolo semplicemente di portatore d'acqua o semplicemente diciamo, anche semplicemente col ruolo di supporto. Riconoscere, vedere che in ogni progetto si veda l'Università di Cassino come il partner ideale per poter fare qualcosina in più, ecco, è già un segnale che abbiamo ben lavorato in questi anni. Un altro progetto molto interessante che sta, diciamo, che su cui è proprio impegnato di... abbiamo perso il... ecco, prego. No, c'è qualche problema di linea, non riusciamo più a sentire il rettore Betta. Ecco, prego. Adesso la sentiamo. Scusatemi. Sì, tutto in diretta, prego. Non so quando mi avete perso. Non so quando mi avete perso. Dicevo che c'è un progetto molto importante che coinvolgerà il campus e anche le scuole intorno al campus, che è un discorso di cogenerazione molto innovativo, di risparmio energetico. Non voglio, diciamo, sono tutte iniziative che hanno un respiro che non può vedersi limitato ad una durata temporale. Se aprissero e chiudessero con il mandato di un rettore sarebbe veramente un disastro. È fondamentale che certe cose vengano aperte e chiuse in un periodo, certe cose vengono lanciate in un periodo, e se c'è una continuità che mi viene garantita da Marco Dell'Isola, dal suo rapporto che già vedo ottimale con gli studenti, con le realtà territoriali, con il comune di Cassino, con le imprese, allora vuol dire che tutto il lavoro che si è fatto in questi anni potrà solo migliorarsi e non andrà a bruciarsi con qualche volta la logica del tipo: vabbè, ma questo non l'ho pensato io, non l'ho iniziato io, non lo porto avanti e non lo chiudo io, insomma, ecco questo.
Certo, Sindaco Salera, e questo volevo sentire anche un suo parere su questo passaggio che credo che sia uno dei più importanti poi nel raccogliere le sfide del futuro e soprattutto nella trasformazione del lavoro in nuove figure lavorative, no? Nella green economy ma anche nella digitalizzazione, tra l'altro questo anche a vantaggio anche delle stesse pubbliche amministrazioni, no? Che poi sono temi che trattano con molta attenzione. Sì, le sfide del futuro sono queste. Noi come Comune di Cassino, per esempio, a proposito della digitalizzazione, abbiamo avviato un progetto dal 1 gennaio 2021 sullo sportello completamente digitale dello sportello unico attività produttive. Stiamo mettendo in campo, partirà a fine giugno, inizio luglio, quello dello sportello unico dell'edilizia, perché in un mondo dove ci si muove ad una velocità enorme da un punto di vista delle comunicazioni non si può essere ancora ancorati al cartaceo, soprattutto in certi settori che hanno la necessità di dialogare con i cittadini, i contribuenti, con i professionisti, gli addetti ai lavori, ancora con supporto cartaceo. Abbiamo messo quindi in campo proprio un piano di digitalizzazione di quelli che sono i documenti all'interno dell'ente, e questo è un aspetto importante, una delle grandi sfide del futuro che ci porterà ad essere competitivi come pubblica amministrazione, ma che poi quella competitività si ripercuote sul mondo delle imprese, perché avere la possibilità attraverso un portale che si chiama Imprese in un giorno di produrre tutti i documenti in una giornata e quindi aprire un'attività in tempi record è un aspetto estremamente importante e innovativo che porta beneficio al territorio. Ecco, su questo la grande sfida del futuro, il supporto dell'università, del mondo accademico è estremamente importante, perché proprio da quel mondo accademico parte questa diciamo spinta per il tessuto imprenditoriale socio-economico del territorio, ed può essere un grande supporto, può e deve essere un grande supporto a questa sfida. Ripeto, scusate se mi ripeto, ma io sono convinto che le università e il mondo accademico non devono essere dei corpi estranei all'interno del tessuto socio-economico, perché lavorando insieme si possono portare avanti dei progetti di sviluppo per tutto il territorio. Oggi più che mai, oggi, perché proprio ci troviamo di fronte ad una sfida dell'innovazione tecnologica dove appunto il mondo accademico può essere estremamente importante, fare da traino allo sviluppo del territorio. Quindi questa collaborazione che, ripeto, è iniziata, ma vedo già, insomma, conoscendo bene anche Giovanni Betta, questa continuità, questo passaggio di testimoni, come diceva pure il professor Dell'Isola, di un'attività già consolidata, deve essere soltanto portata avanti e potenziata, e sicuramente questo avverrà, questo ci porterà ad ulteriori benefici sul territorio, perché questa è la progettualità importante che il mondo accademico deve mettere a disposizione del territorio, degli enti locali, delle imprese, del mondo dei consorzi di sviluppo industriale. Dall'altra parte ci deve essere la capacità di recepire questa importante attività che può essere soltanto dal traino per lo sviluppo di tutto il territorio. Certo, Migliorelli, vista dall'ottica anche degli studenti, credo che sia fondamentale per voi, no? Avere anche una importante formazione sotto queste nuove tipologie lavorative, e poi ti chiedo quanto è stato importante anche un'iniziativa come il Career Day, cioè entrare in contatto per gli studenti con le aziende del territorio. Allora, il Career Day è da anni un evento fondamentale per la nostra università, è cresciuto anno dopo anno anche grazie al lavoro dell'associazione Alaclam, naturalmente, e anche grazie soprattutto alla collaborazione con l'università e con tutte le aziende del territorio. Io credo che moltissimi studenti abbiano avuto la possibilità sia di interfacciarsi sia di conoscere aziende del territorio che magari
neanche avevano la possibilità di conoscere, visto che comunque, come ha detto qualche minuto fa il professor Dell'Isola, noi siamo un'università che prende e attinge da studenti che vengono da regioni limitrofe, da province limitrofe, e quindi molti degli studenti che sono all'interno della nostra università non conoscono la realtà aziendale che ruota intorno all'università. Quindi l'evento Career Day, ora in questi anni fatto online, e quindi ha dato una possibilità sì di seguire, ma non come quando veniva fatto in presenza, che erano 2 giorni, diciamo, di festa dell'università, perché c'era una possibilità di confronto tra tutte quante le realtà universitarie, tra i centri, gli studenti, il personale tecnico, i docenti che si mettevano a disposizione con tutte le loro conoscenze all'interno del territorio e il territorio stesso. Quindi puntiamo nel 2022 a tornare alla normalità. Questo è forse il più grande augurio che ci ha fatto ieri Marco Dell'Isola. Un augurio che è stato emozionante, perché nelle sue parole, di una semplicità veramente toccante, ha detto una cosa bellissima, ha detto: io quello che vi auguro è la normalità, di tornare alla normalità. Ed è quello che noi ci diciamo da tanto tempo, ed è quello che, diciamo, noi auguriamo a lui e alla nostra università. Quindi tornare alla normalità, per tornare a fare le cose che sono state fatte in questi anni, dal Career Day alla giornata di incontro con gli studenti. Quindi sì, è stato veramente fondamentale. Certo, vado dal rettore Betta per chiedergli quest'ultima cosa, perché siamo quasi in chiusura, e poi lo chiederò anche agli altri che sono collegati con noi. L'altro grosso problema è che a livello statale, a livello governativo, dovrebbe essere investito di più per il mondo universitario e della stessa ricerca. Questo è un grosso problema che tanti operatori del settore hanno sollevato, no? Negli ultimi tempi sta cambiando qualcosa, però credo che dovrebbe essere fatto ancora molto di più, perché poi le risorse sono sempre il grosso problema che tanti settori si trovano di fronte, in particolare quello del mondo accademico. Ah sì, dal 2009 l'università ha subito un taglio di risorse intorno al 20-25%. Se lo associamo ad un calo di matricola a livello nazionale più o meno dello stesso ordine di grandezza, vi rendete conto come il sistema universitario sia, non è un caso che quando andate a fare le statistiche degli investimenti in ricerca e in università rispetto al PIL, noi siamo fanalini di coda a livello europeo. Indubbiamente gli ultimi governi, gli ultimi ministeri hanno fermato questa emorragia e iniziato lentamente a invertire questo trend. E nel PNRR ci sono numerose voci che rimandano, non in maniera esplicita ma in maniera indiretta, alle progettualità che possono essere portate avanti dalle università, perché sia nell'ambito della formazione che nella ricerca ci sono spazi per il mondo universitario. Quindi io sono diciamo sempre tendenzialmente ottimista. Questa volta ci sono dei dati che ci dicono che i prossimi due o tre anni saranno degli anni in cui, se saremo in grado di raccogliere le sfide che ci vengono portate, perché i finanziamenti di cui si parla nel PNRR non sono finanziamenti a pioggia, sono sempre finanziamenti competitivi dove chi è in grado di fornire progettualità avrà risorse. La nostra università, il nostro territorio ha le potenzialità per partecipare a questi bandi, e sono certo che ne avrà una energia e un'iniezione che potranno consentire quella ripartenza a cui faceva riferimento Dell'Isola, a cui faceva riferimento il sindaco Salera. È un territorio che ha potenzialità molto maggiori di quelle che attualmente riesce a attuare, e queste iniezioni di energia economica, perché al di là della disponibilità le risorse economiche sono sempre fondamentali, saranno importantissime.
Vado dal professor Dell'Isola. Io vi saluto, prego. Scusatemi, vi saluto perché vado in una zona dove la connessione diventa ancora peggiore di quella che è stata. D'accordo, la ringraziamo. Scusatemi, arrivederci. Buona giornata, grazie ovviamente di aver partecipato in diretta con noi. Vado dal professor Dell'Isola e ovviamente rivolgo anche lui questa stessa domanda. Insomma, questo problema anche dei tagli alle risorse è un problema su cui tante università poi si trovano, il mondo Ateneo si trova a dover fronteggiare e qui andrebbe rivisto, insomma, no? Anche per, come diceva il Rettore Betta, approfittare di queste sfide, di queste opportunità che il PNRR ci offre, insomma. Certamente, allora io non voglio ripetere le cose che ha detto Giovanni perché sì, sono assolutamente molto ben spiegate, le abbiamo già dette. Diciamo, tenterei anche diciamo, di fare un discorso un po' più ampio sui finanziamenti, perché quando Giovanni dice abbiamo subito dei tagli importanti, li abbiamo subiti in modo strutturale, cioè il fatto che la nostra università sia capace di partecipare a progetti e di vincerli portando progettualità di ricerca, potendo finanziare dottorandi, assegnisti, ricercatori, tempo determinato, eccetera. Questa è la parte positiva della nostra università, che indica ancora una vitalità enorme dell'università italiana, malgrado i tagli, malgrado le sofferenze che giornalmente l'università ancora vive. Quello che però adesso parlo ovviamente col cappello del futuro rettore, quello che secondo me un rettore, questo forse mi potrà capire anche diciamo, il sindaco su questo ragionamento, quello che un rettore deve avere una possibilità di pianificare nel lungo periodo delle attività, perché se non c'è una stabilizzazione dei finanziamenti e questi arrivano sul progetto, tu sei in grado soltanto di fare quel progetto ma di non fare diciamo, invece degli investimenti di lungo periodo. Quindi quali sono questi investimenti di cui avrebbe bisogno l'università? Sicuramente diciamo, gli aspetti strutturali e infrastrutturali, ma non solo nell'ambito dell'edilizia. Noi abbiamo la banda larga, abbiamo diciamo, la rete. Poter connettere, per esempio, connetterci a tutte le scuole del territorio, portando la banda larga su tutte le scuole, diciamo, potenziandola ulteriormente. Stiamo facendo per esempio tanti progetti con il Comune di Cassino, facendo rete, anche portandola nella villa comunale, facendo tante iniziative insieme, ebbene però sono sempre basate su singole progettualità. Noi lavoriamo sempre nell'emergenza, grazie alla buona volontà delle persone, ai buoni intenti del rettore e del sindaco, sempre nella totale emergenza. Per fare dei progetti seri è importante un piano Marshall dell'edilizia universitaria. Potremmo così per esempio non guardare soltanto portare la palazzina Rettere di cui Giovanni ha parlato, ed sarà il nostro fiore all'occhiello, ma potremmo per esempio completare il master plan dell'Università di Cassino nel campus della Folcara se avessimo i necessari finanziamenti. Diciamo, i ragazzi potrebbero avere da subito gli spazi, certo, adatti allo studio, alle biblioteche, ai laboratori. Ecco perché dobbiamo sempre lavorare nell'emergenza. Questo lo dico con forza perché è per me un particolare cruccio. Lavorando, avendo davanti un sessennio, devo pensare non soltanto all'anno prossimo e tra 2 anni o a 3 anni in cui durerà il PNRR, in cui potremo cogliere tante, tante opportunità. Dico questo perché probabilmente dovremmo anche cominciare come sistema paese a pensare alle nostre infrastrutture, non soltanto alla costruzione di nuove infrastrutture, ma anche alla manutenzione di quelle esistenti. È chiaro. E allora rivolgo subito al sindaco l'aspetto che sottolineava il professor Dell'Isola. Si riuscirà insomma a consentire di pianificare a lungo termine e non nell'emergenza? Questo ovviamente non è rivolto all'istituzione comune, ma credo alle grosse istituzioni, quella regionale e soprattutto governativa. Ma sono perfettamente d'accordo sulla necessità di una programmazione a medio-lungo periodo. Il periodo delle emergenze, che in questo paese ormai è storico, atavico, insomma deve in qualche modo terminare. È vero che ci sono
A volte ci troviamo ad affrontare delle emergenze inaspettate, penso per esempio all'esperienza dell'ultimo anno sulla pandemia, però la programmazione dello sviluppo attraverso appunto quelle che sono le prospettive di sviluppo di un territorio, di un'università, degli enti locali, ma anche enti nazionali o regionali è estremamente importante. Io spero che con quel solco tracciato già con Giovanni Betta di una collaborazione tra Comune e Università di Cassino si possa per esempio costituire un tavolo permanente su quelle che possono essere le progettualità medio-lungo periodo tra le amministrazioni locali, regionali, nazionali e l'università, in modo da poter individuare degli obiettivi fondamentali per lo sviluppo del territorio e per l'università, perché la crescita insieme simultanea porta dei benefici ad entrambi, e quindi su questo penso dobbiamo puntare. Lo spero davvero, magari possiamo cominciare a ragionarci già da subito con il professor Dell'Isola e magari mettere in campo una sorta di tavolo tecnico programmatico per individuare quelli che sono gli obiettivi in un medio-lungo periodo per poter apportare uno sviluppo concreto al territorio e a tutte le istituzioni del territorio. Certo, una brevissima replica al professor Dell'Isola, poi abbiamo un video da mandare, prego. Ringrazio Enzo per questo invito a cui aderisco istantaneamente, senza neanche pensarci su. È fondamentale questo e poi diciamo, è fondamentale avere questa sinergia. Grazie ad Enzo per aver lanciato questa idea. Io penso che a partire da domani saremo a lavorare su queste progettualità. Grazie. Certo. Allora, prima di salutarci, prego la regia di mandare un video appunto che ci fa tornare indietro di qualche ora, quando insomma, è avvenuta l'elezione del professor Marco Dell'Isola al rettore. Ci sono anche delle foto, prego la regia di mandarle in onda, poi torniamo e ci salutiamo. Prego. Allora, secondo i risultati che vedete qui nel tabellone, il professore Marco Dell'Isola è il nuovo rettore dell'Università degli Studi di Cassino. Complimenti a lui, complimenti anche a noi tutti per la regolarità della votazione. Ci vedremo, vi vedremo. Vi vedrete per i prossimi 6 anni per la nuova tornata, sperando che sia tutto tranquillo come è stato oggi, senza Covid. Buona serata a tutti, grazie. Grazie Presidente. E questo era dunque il momento in cui è stata ufficializzata la nomina a rettore del professor Marco Dell'Isola. Credo che insomma da quel momento, no, professore, siano, insomma, sia stato investito di grande responsabilità, no? Certo, diciamo, sicuramente la carica di rettore anche di una piccola università come la nostra fa tremare i polsi, perché ovviamente il mestiere è un mestiere diverso, il mestiere diciamo, del ricercatore, del docente è sempre un mestiere che, in cui hai delle progettualità e soprattutto hai un'esperienza importante che hai sulle spalle di governo di un piccolo gruppo di ricerca. Governare un'università è sia per gli ambiti che sono molto molto diversi, sia per la complessità delle, diciamo, delle problematiche che hai, dall'edilizia alla sicurezza, ovviamente anche al governo di tante anime diverse, è sicuramente una problematica molto molto più importante. Sento fortemente questa responsabilità, ho già iniziato a studiare da rettore 4 mesi fa, quando ho cominciato, diciamo, a dare la mia disponibilità. Sono tante le cose che ovviamente so che dovrò fare, che ho messo nella mia agenda. Sicuramente dovrò rinunciare alla mia ricerca, diciamo, al coordinamento della ricerca del mio gruppo. Vorrei soltanto mantenere un corso di didattica. Normalmente il rettore è esentato da questa cosa, ma il legame per gli studenti, l'ho sempre detto, e penso che sia prioritario, fa parte del nostro DNA come il rapporto con gli studenti, e farò di tutto per mantenere diciamo, il corso di fisica tecnica che attualmente io tengo.
Certo, e allora ancora in bocca al lupo, ovviamente ringraziamo il professor Marco Dell'Isola che è stato eletto neorettore dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, ringrazio il rettore Giovanni Betta, ringrazio il sindaco Enzo Savera, il sindaco di Cassino e Achille Migliorelli in rappresentanza degli studenti dell'Unicas che sono intervenuti con noi questa mattina e ringrazio soprattutto i telespettatori che ci hanno seguito fin qui, a cui do appuntamento per quello che riguarda In Pagina Approfondimento a domani come sempre a partire dalle ore 8.